Guardate chi ci serve oggi, ragazzi, la Visentina. Ciao. Buongiorno, Sonino. Buongiorno. Pasta o riso? Pasta, pasta. Grazie. Certo che la vita è strana, però, eh? In che senso? Nel senso che stanotte t'ho sognato. Davvero? Sì. E cosa facevamo? Come faccio a dirtelo? Te lo dovrei far vedere. Bella serata, luna piena, musica meravigliosa, mano nella mano. E così ci fai rappare tutti. Ma quanto ci vuole a prendere sto piatto di pasta? Dai. Vabbè, ne parliamo un'altra volta, eh? Ciao, Tonino. Ciao, Elena. E quanto mela, va? Minchia, ragazzi, ma quanto è buona la Visentina, eh? Cecilia Marconi. Piacere, amato. Angelo amato. E ora una canzone. Tanto dove si trovano ora, no? Alla tua bellezza, Cecilia. Brinda con noi? Certamente. Non sono di troppo, vero? A quanto pare sì. Anche se è incredibile che in 2 settimane di Sicilia non ho mai visto il mare. Adoro il mare di notte. È cupo, misterioso. Misterioso come voi siciliani. Le belle triglie vive, questo mare che è domenica. Femmine, omigliatevi i sicchi, questo mare che è domenica. Caso belli vivi. Mi sta imbarazzando, sai? Ma tu le donne le guardi sempre così? Tonito, tra un paio di giorni, chi se lo ricorda più? Ricordati che non abbiamo finito. Ecco, amore. Buongiorno, Fortunato. Arrivederci, buona giornata. Se non fosse per mia moglie, io sarei già morto. L'altro giorno mio bambino si preparava per la sfilata. E dopo, mamma, è stata uccisa. Non capisco, Don Matteo. Non riesco a capire. Pensavo di sapere tutto di lei. Andavamo così d'accordo. Ma i carabinieri hanno detto che io non potevo pensare che era la prima della classe, la capitana della squadra di pallavolo. Era bella. Aveva tutto per riuscire nella vita, ma... com'è possibile che le sia capitata una cosa del genere? Non capisco dove. Non ve ne pentirete, vedrete. Anche un campione come voi ha bisogno di distrarsi. Divertitevi. Scusate, ma dove state andando? Sto cercando una persona. No, senza permesso non potete entrare. Eccolo il permesso, grazie. Mela! Senti, dove sono le stanze? Voi non siete nostro cliente. Dove sono le stanze? Di sopra. Ma perché state cercando la signorina Mela? Voi non potete salire. Salve. Buongiorno, io cercavo Mela. È andata via? Come è andata via? Se vi ho detto che è andata via, è andata via. E dove è andata, scusi? Ho detto che ho bisogno di parlare con lei. Giovanotto, anche se vi chiamate Girardengo, non diamo informazioni sulle signorine. Va bene, mi scusi. Che volete da me?
Io faccio la cameriera. Qui ci dormo solo, ho un letto in affitto. Anche noi ci dormiamo solo. Sono Irina Bregovic, nata a Lubiana il 12 ottobre 1970, residente a Lubiana in Piazza della Repubblica 2. Non ho dato molta importanza a questi gridi, perché in quelle camere succede di tutto. Sono abituata a non interessarmi. Mi stavo allontanando nel corridoio quando mi sono incontrata con un facchino, cioè aveva una giacca da facchino. Fateci festeggiare il nostro cinese! Arriva anche Giannuschi! Pasce palidici. E porti la vodka a me con tre bicchierini, per favore. Va bene, qui intanto parecchio sul tavolo. Passalo. Ah, a te ti piace solo il trivial, Cambiamo musica. Sì, ma quale? Un tango. Ma non si balla più. Altezza, appuntatemelo voi stesso. Certo. Beh, magari qualcosa di più allegro. Certo, ho portato delle novità da Torino. Splendide, scegliete voi. Se vostra altezza permette, il principe mi è debitore di un ballo. Che aspetti? Devi sdebitartela? E dei perfidi la morte alla vita sempre qua. Questo è il fine di chi vuole. Ma che fai? Ma che fai? Mi faceva paura, è per questo che non l'ho più voluto vedere. Sì, è vero. Sapevo tutto. Ed è per questo che quel giorno ero andata dalla cartomante. E ho anche perso l'aereo. Non l'avrei mai ucciso, Tony. Ero una donna destinata a non avere vita. Sono nata povera e ho avuto esperienze orribili. Ad un certo punto ho avuto tutto. Ecco, io rinuncerei a quel tutto per riavere Tony. Tony mi ha capito da subito. Ed è stato l'unico della mia vita. Figlio dolce e placente. Figlio della dolente, figlio, ate la gente, malamente trattato, figlio bianco e biondo, figlio volto iocondo, figlio, perché te al mondo, figlio così sprezzato? Lei è Anna, è un'Arlicia, noi invece siamo Rom Calderascia. Dove c'era lei c'era la guerra, perciò è scappata e ora sta qui. Noi giriamo sempre, sai? Sei una persona molto generosa e passionale. Ma hai tanta sofferenza dentro in questo momento. C'è qualcuno
Forse una donna molto vicino a te, che ti vuole rovinare. E per farle disposta a tutto, tu devi affrontare Anita. L'unico modo per ristabilire la verità è farla uscire allo scoperto. Sbaglio, quella è una sceneggiatura, no? Scrivo per il cinema. Deve essere interessante. Sono poi tanto inutili. Fanno parte della vita. Se dico che suono il pianoforte e sogno di diventare una grande concertista, ma in fondo quello che faccio non è poi così importante. Quello che potrei essere è che non sarò mai.